Voi lo sapete che a Londra c'è un ristorante che utilizza l'avocado in ogni singolo piatto? Tu lo sai? Ma smettila. Davvero? Preparati che ti porto subito. Adesso. Sì, andiamo. Allora hai mantenuto la promessa. Partiamo subito con un cocktail. È un avocolada, quindi abbiamo succo di avocado, infatti vedete dal colore, crema di cocco, succo di lime fresco e succo di ananas. Vedete tutte queste scagliette di cocco? Assaggiamolo subito. È molto leggero e cremoso. Sembra quasi un dessert, è buonissimo. Invece per me ho una margarita all'avocado, guardate che bel colore verde, verdissimo, con una decorazione di avocado. E... buona, si sente tantissimo la tequila e anche il retrogusto di avocado, ottima. Avrete sicuramente intuito che questa volta la nostra scelta è ricaduta su un ristorante un pochino più salutare, quello che tutti chiamano un superfood restaurant, quindi con un risparmio calorico non indifferente rispetto a quello che siamo solito consumare durante la domenica. Iniziamo da questo antipasto, è un avo toast, uno dei piatti più popolari di questo ristorante, due fette di pane integrale tostato, una purea di avocado, un uovo in camicia con un contorno di olio d'oliva per condire il pane e una marmellata di lime fresco. Ed ecco, dopo averlo preparato ad arte con un equilibrato mix di tutti gli ingredienti a disposizione, lo assaggio per voi. È buonissimo. La marmellata di lime è un'esplosione di sapori. L'avocado è forse l'avocado più cremoso che abbia mai assaggiato. Di solito è difficile trovare degli avocadi proprio al punto di maturazione giusto. Questo è cremoso, ma non troppo maturo. Buonissimo. Questa qualità di avocado è la qualità Hass con l'H iniziale. Tant'è vero che il sapore è molto diverso dall'avocado che mangio di solito, quindi mi sono un attimo documentato con i proprietari del ristorante e mi hanno detto appunto che utilizzano questa qualità che è molto molto più buona, più carnosa e molto più ricca di vitamine rispetto agli avocadi normali. Allora, guardate quanto è bello questo piatto. Allora, è un burger con avocado, all'interno c'è una mega polpettona di patate dolci, lenticchie, una cremina di cocco e un'insalatina di cavolo. Ma come si mangia? Buono. La salsina è buonissima. Sa di cocco, è fantastica e sta benissimo con le patate dolci. Questo non è nient'altro che un burger vegano fatto di patate dolci e lenticchie. Buono. È un hamburger con un bun di avocado, con dei pezzi succolenti di aragosta dentro una salsa di frutto della passione e mango, un'insalata di sedano con un po' di maionese sempre al cocco, un side di maionese aromatizzata al tabasco e delle homemade patate dolci. Assaggiamo. I sapori sono delicatissimi. L'aragosta è marinata nel succo di lime e di mango e di frutto della passione, quindi si è ammorbidita molto, e l'avocado ha un sapore quasi delicato e neutro, quindi sentite molto di più il sapore dell'aragosta. Ragazzi, avevo ordinato delle patatine fritte e mi hanno dato queste patate che sembrano patate lesse. Sembrano patate fatte al microonde. Allora, mousse alla nocciola con base di crema di avocado. La mousse ricorda un sacco il sapore della Nutella, poi il croccante di nocciole dà un po' la consistenza del croccante natalizio. Ragazzi, questo è tiramisù all'avocado, quindi tutti gli ingredienti del tiramisù classico con un mascarpone all'avocado.
ha un leggero retrogusto di avocado, non ci sta benissimo, ma non ci sta neanche male. Preferisco il tiramisù classico, però è una bella idea, dai, ci sta. È tantissimo cremoso, buono. No, la qualità del tiramisù è buona. Appena usciti, sembra giorno qua, in realtà è tutto illuminato. A Londra è sempre giorno. E niente ragazzi, allora l'idea è molto buona, il prezzo 90 sterline, è un po' altino. Vabbè, ma è la top quality di avocado. Sì, paghi la 90 sterline è tanto per quello che abbiamo mangiato. Adesso, prima di chiudere il video, vi facciamo vedere una sorpresa qui a Covent Garden. Cosa ne pensi di quest'albero? È magico, dai. Cioè, questa è la magia del Natale. Piace? Bravissimo. Una voce fantastica. No, l'albero. Ah, l'albero. Ciao ragazzi, da Covent Garden, al prossimo video.